Mi chiamo Claudio, però il mio nome d'arte è claudiano.jpg. Faccio l'illustratore, faccio il grafico, faccio il fotografo e lo street artist. Io vengo da un paesino di 1200 abitanti nella profonda ed eterna provincia toscana. Vivo a Bologna da 8 anni. Quando mi sono trasferito a Bologna l'ho un po' sentito questo gap, questa difficoltà comunque a entrare in una realtà che non era la mia, che era un po' più complessa e sovrastrutturata. Senza dubbio anche l'essermi trasferito in Inghilterra, aver vissuto un periodo, un contesto ancora diverso, mi ha fatto crescere. Io sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni, sono stato autodidatta fino a un certo periodo della mia vita e da autodidatta è stato il mio approccio all'arte. Però alla fine sono stato ammesso a fumetto e illustrazione e ho cominciato il mio percorso di studi artistico. Una svolta per me a livello artistico è arrivata quando mi sono trasferito a Bristol per preparare la tesi. Lì sono riuscito un po' a sviluppare un po' meglio il mio stile. Mi è servito più che altro per aprirmi a un concetto di arte molto più multidisciplinare di quello che invece è in Italia. Io lavoro tantissimo con la tecnica del collage digitale, quindi per la maggior parte sono foto che faccio io, che poi riduco appunto a delle miniature. Questo è un esempio, appunto un'illustrazione a cui sono molto affezionato, che ho realizzato a Bristol. Ai tempi sentivo che proprio l'unica cosa di cui avevo bisogno era un'indipendenza economica. Da questa rabbia è nata questa illustrazione. Ed è stato un po' quello che ha lanciato il mio futuro modo di lavorare. Questa cosa del giocare con le proporzioni delle cose e delle persone è un qualcosa che credo sia legato tanto al mio background culturale di interessi. Cioè, mi piacciono un sacco le storie per bambini, sono un grande fan di Roald Dahl, ma sono anche un grande fan della cinematografia di Woody Allen, e quindi ho un po' questa tendenza a giocare con la realtà. Cerco sempre un po' di essere dissacrante con quello che è, con quello che mi succede anche personalmente. Tutto quello che faccio ha molto a che fare con i tempi che viviamo e quindi con la crisi un po' delle relazioni umane, il nichilismo giovanile, il poco lavoro, gli stereotipi, e c'è anche tanta politica. Mi capita spessissimo che le persone mi scrivano e mi dicono: oh, hai attaccato un tuo lavoro proprio sotto casa mia. No, questa cosa mi rende felice. Oppure mi ringraziano per dire: ah, hai reso più bello questa via. Questa cosa mi fa un sacco piacere, perché vuol dire che appunto c'è un buon riscontro e che la gente comunque ha bisogno di bellezza. Ogni tanto l'esercizio che faccio io, se qualcosa non va bene, mi impegno a pensare l'opposto di quello che penserei, almeno provarci, ad essere anche l'opposto di te stesso o di te stessa. Sto creando un po' un connubio tra tutte le mie passioni. I progetti a cui sto lavorando adesso hanno a che fare anche con la musica, perché io scrivo canzoni, canto male, e ho appunto questo progetto musicale con degli amici. Ci divertiamo a creare questo connubio tra arte visiva e arte performativa. That's it. Grazie.